CF Racing, Franco Crocco, patron di questa scuderia. Allora, inizia tu. Inizio io, ho preso quanto mi pensi? Poco, quando? Una trentina. Sono cose che capitano. Sì, poca roba. Poca roba, non dite così perché le vostre macchine sono nella sua officina, giusto? Scherziamo, zio Franco è un grande che vi ha portato le macchine a grandi livelli. Bene. È stata una bella manifestazione. In primis ringrazio l'organizzazione per avermi messo in copertina, quindi un po' come promotore di questa manifestazione. Conservala il manifesto. Poi era io alle prime armi con questa nuova vettura, sempre gentilmente offerta da mio zio, e diciamo che mi sono veramente divertito. Poi una classe agguerrita di professionisti, mi sono veramente contento. Ringrazio la mia famiglia, mio fratello, mio cugino, che ieri abbiamo smontato il cambio, ci sono stati un po' di problemi, e quindi la mia famiglia, ci vediamo alla prossima. Bene. Alessio, al ritorno dopo un piccolo grande incidente, diciamo che... Vabbè dai, abbiamo riverniciato la macchina. Andata bene. Ecco. Ci siamo sbloccati, pensavo peggio. Questo è l'importante, questo è l'importante. Ringrazio loro perché mi aiutano a finire la macchina. Ci siamo divertiti. Bene. Questo è l'importante. Mario! Io che devo dire? Grazie sempre a tutto il CF. Lo stai notando, facendo notare con il tuo abbraccio ai tuoi amici. Bene che gli voglio. E oggi ho pure vinto. Va bene così. Siamo tutti felici. Bene, grazie a tutti quanti. Alla prossima, grazie, ciao. Alla prossima. Passiamo al gruppo A 1150. Del Cosenza Corse sul Fiat 155, terzo classificato, Alessio Longobucco, che ritorna alle gare dopo un piccolo fraintendimento alla Coppa Sila con Muretto, Gartrell, piccolo, va bene. Secondo classificato del Cosenza Corse sul Fiat 1, Francesco Crocco. Primo su 112 Abbott, sempre del Cosenza Corse, vogliamo Dario Francesco Crocco. Ma il guaio che mo chi... lo zio Crocco comincia a prendere qualche secondo e... Va bene, questa è la classe gruppo A 1150, grazie. Passiamo a gruppo...